Ciao, benvenuti sul nostro canale di supporto. In questo video ti mostreremo come fare a scaricare le correnti statiche o residue di un notebook o di un desktop. Prima di tutto devi spegnere il computer e scollegare tutte le periferiche ed ovviamente il cavo di alimentazione del tuo computer. Poi sarà differente a seconda che si tratta di un laptop o di un desktop. Se hai un desktop, premi il pulsante di accensione per 10-15 secondi. Il sistema non dovrebbe fare nulla durante questo processo. Poi ricollega il cavo ed accendi il PC. Su un laptop è necessario aprire il pannello inferiore per scollegare la batteria, se possibile. Puoi trovare le informazioni per sapere come fare tramite il manuale dell'utilizzatore che trovi sul nostro sito di supporto. Una volta aperto, cerca il cavo della batteria e scollegalo senza danneggiare cavo e connettori. Con la batteria scollegata, premi il pulsante di accensione per 10-15 secondi. Il sistema non dovrebbe fare nulla durante questo processo. Ora è possibile ricollegare la batteria, chiudere il sistema e ricollegare il cavo di alimentazione e accendere il computer. L'operazione è molto semplice, ma può risultare molto efficace per risolvere alcuni problemi del PC. Se hai bisogno di maggiori informazioni e soluzioni, scrivici su Facebook e Twitter o lascia un commento qui di seguito. Ciao e a presto!